bianchi e maestosi, i gabbiani non sorvolano più solo le nostre spiagge, ma anche le strade di Ostia. Li vediamo girare indisturbati per le vie mentre mangiano di tutto, dai rifiuti alle carcasse degli animali. In via delle Baleniere sembrano aver trovato il loro habitat naturale a discapito dei residenti, soprattutto nelle ore notturne. Rompono le scatole dalla mattina alla sera, stanno sopra i comignoli, uno strazio sono. Guarda, sopra questi comignoli qui, alle 5 di mattina. Urlano perché fanno la guerra agli altri uccelli e quindi non si dorme tante volte. Perché poi passano attraverso la strada via delle Baleari che sembrano proprio dei treni, degli aerei con le ali spiegate, sembrano degli aerei. E potrebbero essere aggressivi e sono molto grandi. Fanno di tutto e di più, però se mangiano pure i topi, se mangiano tutto. Gattini, piccioni piccoli, piccioni malati, pure a Corso Duca de Genova. Io abito lì, ci stanno due nidi e diciamo che fanno tanto di quel casino, però non è che se possono ammazzare. E vanno, quello che trovano, ma vanno sui secchi, se trovano i secchetti rompono tutto, buttano tutto in aria e quello che trovano se mangiano. Per carità, a me gli uccelli piacciono, però fanno una sporchizia che a volte cammini e ti fanno le cosine in testa. Poi anche ci dicono molto, gridano molto forte la notte. Eh sì. Io poi abito all'altra parte dove sta la pineta e lì è proprio pieno. La maggior parte dei residenti appare infastidita da questo fenomeno, ma c'è anche chi li apprezza e ne vede il lato positivo. Un piccolo disturbo c'è, però vabbè, ci sono dei momenti anche che sono silenziosi. Del resto io sono animalista, quindi ben vengano. La facilità nel reperire il cibo e il cambiamento del clima sono tra i motivi di questa migrazione, come confermano gli esperti della LIPU. I gabbiani sono anche animali opportunisti e hanno imparato che è più facile venire in città, mangiare magari al di fuori dei cassonetti o magari aspettare la fine di un mercato quando c'è cibo di tutte le tipologie, piuttosto che andare a predare un altro animale. E questo ha fatto sì che i gabbiani siano sempre più rumorosi in città. E poi c'è il tema appunto della raccolta differenziata che è fondamentale, quindi se si andranno a diminuire i rifiuti per le nostre strade diminuiranno anche i gabbiani. Basta fare un po' di informazione, gestendo sicuramente meglio quello che è il tema dei rifiuti, delle pulizie dei nostri territori, non abbandonando sacchetti in giro, perché molte persone in maniera, purtroppo lo sappiamo, no? Anche nei boschi buttano rifiuti ovunque, diminuire la presenza di questi animali che non hanno colpa, ma sono semplicemente un indicatore di quello che è lo stato dell'ambiente e delle nostre città. Lo avete sentito? Maggiori informazioni, qualche piccolo accorgimento in più potrebbe, se non sradicare, almeno arginare il problema. Da Ostia per Canale 10, Giorgia Perla.